chi è che pensa alle 500.000 lire? Ah, ma io dico una cosa, ma come ha fatto a mandare a mondo questo matrimonio? Perché come ci fa? La questione sa qual è? Che qui sono prete, in coppa all'altare, faccio bello a parlare, vi dichiaro marito e moglie, nella gioia e nel dolore, e tanto pare che si sposa Is. Rione Martiri si conferma ancora una volta una bella realtà ad Ariano Irpino. La passione per il teatro, nata per gioco anni fa, è cresciuta notevolmente fino a poter immaginare la realizzazione di una fondazione permanente nei locali del centro sociale. Ne è convinto di questo l'assessore alle periferie Raffaele Lipizzi, che ha lanciato questa idea proprio in occasione dell'esibizione della compagnia teatrale Noi Adulti. Potremmo creare questa fondazione teatrale, riunire tutti i gruppi teatrali e fare qualche cosa di importante come elemento guida per tutto il circondario, per la nostra comunità. Avvocato, ti tengo certi piatti, antico, vuoi fare quel capuzzello dell'angelo in faccia, me la ricorda? Ah, sì, sì, grandi, ah, sì. Quindi là ce le ruta presto, tutte quante la moglie. Siano bello. Sì, noi a Firenze. Stiamoci attenti, che questa è cainata, questa è una mala spina. Ma quella cainata! Sta fracita mia sol! Gesù, te la so! Mia sol! Ma allora voi siete scemi di famiglia, sì! Che una casa, ma avuto state sgravi! Forse mi sparto, il titolo della farsa, interpretata con grande talento e bravura dai vari personaggi. Quella è sta televisione che le stai guastando! Quella lì è la maleducazione! E addivengono tutti scostumati. Ma insomma, a uno non le pote piacere manca una mezz'ora di televisione. Ma... A te ti piace solo lo notturno, lui? Matrimonialista specializzato. Poi anche altre lauree, Allora sono strunzo pure. Qui non c'è solo la passione, sembra di capire che siete una bella compagnia. Sono circa una decina d'anni che stiamo facendo, è una passione per riunirci, per stare insieme la sera, e questa è la realtà, Sito. Sì, infatti, grazie a Don Costantino che ci dà questa opportunità di stare insieme in parrocchia, quindi diciamo questo mi sembra il 12° anno che facciamo queste manifestazioni, tutto qua. È nata l'idea di tutti quanti della comunità, allora con l'aiuto di Anna Maria, Don Costantino principal modo, e dopo tutti gli amici che ci ritroviamo, ed è una cosa bellissima, secondo me aiuta tanto, lo dovrebbero fare pure nelle altre parrocchie perché è bellissimo veramente. Ci siamo divertiti, un modo per stare insieme, anche se sempre un po' emozionati, anche se sono tanti anni che lo facciamo, però sempre con un po' di emozione. Ma alla fine quel che conta è di stare insieme, molto bene. Don Costantino Pratola, dinamico parroco del quartiere, è colui che ha visto nascere questo gruppo, oltre alle altre belle iniziative portate avanti con la stessa passione e intensità nel popoloso rione. E la parrocchia è sempre una famiglia. E naturalmente io sono contento che ci sono queste occasioni in cui ci uniamo tutti insieme e cerchiamo di far festa insieme. Ora si è trovata questa occasione del mio onomastico, tradizionalmente l'11 di marzo, per passare una serata insieme. Sapete a voi che ci volete? La bella mamma. No, a me ci vuole una scarciofola. Ma io che ne sapevo, che proprio veniva sto innamorato tu con tutta la famiglia. E io che ne sapevo che proprio oggi scoppiava la guerra in questa casa. Tu non ti preoccupare, che la prossima guerra ti faccio avvisare dall'ambasciatore. Oh, ma tu già non andata dall'ufficio? Poi va, quest'oggi non c'è chi proprio all'ufficio, capito? Ah, fatto finora. Eh sì. E domani mi ha da fermare la giustifica.